Le 18:35 minuti, siamo tornati in diretta, benvenuti tutti a questa nuova edizione serale del TG2000 che apriamo andando subito in Vaticano. Lavoriamo per costruire una vera cultura dell'incontro che vinca la cultura dell'indifferenza, lo ha detto Papa Francesco nella messa mattutina a Casa Santa Marta. E sempre a Casa Santa Marta, domattina Papa Francesco celebrerà una messa in suffragio di padre Jacques Hamel, l'anziano parroco ucciso senza pietà dai terroristi islamici davanti all'altare nella sua chiesa di Rouen il 26 luglio. Scorso. Allora entriamo meglio nei dettagli con Federico Plotti in diretta da Piazza San Pietro. Federico, a te. Buonasera Stefania, buonasera a tutti. E allora, come dicevi anche tu da studio, apriamo il collegamento di questa sera parlandovi della messa mattutina celebrata da Papa Francesco a Santa Marta. Bisogna lavorare tutti per una vera cultura dell'incontro che si contrappone invece a quella dell'indifferenza, ha detto Papa Francesco durante l'omelia, mettendo tutti in guardia da quelle cattive abitudini che anche in famiglia spesso ci distolgono dall'ascolto dell'altro. Ma adesso ascoltiamo insieme proprio le parole del Papa e dopo torniamo ancora qui a San Pietro. A tavola, in famiglia, quante volte si mangia, o si guarda la TV, o c'è col telefonino e si fanno i messaggi, ognuno è indifferente a quell'incontro, anche proprio nel nocciolo della società, che la famiglia, non c'è l'incontro. Che questo ci aiuti a lavorare per questa cultura dell'incontro, così semplicemente come l'ha fatto Gesù. Non solo vedere, guardare. Non solo sentire, ascoltare. Non solo incrociarsi, fermarsi. Non solo dire peccato, povera gente, ma lasciarsi prendere di compassione. E poi avvicinarsi, toccare e dire nella lingua che ognuno le venga in quel momento la lingua del cuore, non piangere e dare almeno una goccia di vita. E domani mattina Papa Francesco celebrerà la messa di Santa Marta in suffragio di padre Jacques Hamel. Padre Jacques Hamel, ve lo ricorderete certamente tutti, è il sacerdote, l'anziano sacerdote, 86 anni, sequestrato e barbaramente ucciso il 26 di luglio da due attentatori mentre celebrava messa nella sua chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, paesino vicino Rouen. Siamo in Normandia, nel nord della Francia. Sarà presente anche un gruppo di circa 80 pellegrini provenienti proprio dalla diocesi di Rouen, accompagnati dal loro vescovo Monsignor Dominique Lebrun. Noi di TV2000 trasmetteremo tutto in diretta a partire dalle 7 del mattino. Ma per tutti i particolari seguiamo insieme adesso il servizio di Maurizio Dischino e al termine la linea può tornare allo studio. La memoria di padre Jacques Hamel, il sacerdote francese ucciso il 26 luglio scorso da due terroristi dell'ISIS mentre celebrava la messa, sarà ravvivata domani mattina nella cappella di Casa Santa Marta in Vaticano. Il suo nome e i suoi 58 anni di sacerdozio continuo, senza mai andare in pensione, saranno testimoniati dalla presenza di 80 pellegrini che arriveranno dall'arcidiocesi di Rouen con l'arcivescovo Dominique Lebrun per partecipare alla messa presieduta da Francesco. E il Papa celebrerà l'Eucaristia in segno di vicinanza ai familiari di padre Jacques Hamel e di tutta la comunità di Rouen in Francia, così come si legge in un comunicato diffuso oggi dalla sala stampa vaticana. Monsignor Lebrun porterà con sé il breviario di padre Jacques per lasciarlo giovedì sera alla chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, chiesa dedicata ai nuovi martiri. Uomo di pace con un certo carisma, discreto, affabile, sempre disponibile con chiunque e impegnato con l'imam locale in attività pubbliche per favorire la convivenza interreligiosa. Così è ricordato padre Jacques dalla parrocchia di Saint-Étienne-du-Rouvray nell'Alta Normandia,
Normandia, dove il sacerdote con i suoi 85 anni si era messo a disposizione della comunità come viceparroco. Mai nessuno, compresi i musulmani locali, avrebbe immaginato che quel bravo prete sarebbe stato ucciso e per di più nella chiesa parrocchiale nel momento più alto come quello di una celebrazione religiosa. E tutti a Saint-Étienne-du-Rouvray ora danno il significato di un testamento spirituale alle ultime righe scritte da padre Jacques per il bollettino parrocchiale del giugno scorso. Attenti a ciò che accade nel nostro mondo in questo momento. Pregate per coloro che sono più bisognosi, per la pace, per vivere meglio insieme. E dunque, lo dicevamo, TV 2000 trasmetterà la messa che Papa Francesco celebrerà domani mattina nella Cappella di Santa Marta in Vaticano in segno di vicinanza ai familiari di padre Jacques Hamel e di tutta la comunità di Rouen. La celebrazione, ripresa dal Centro Televisivo Vaticano, si potrà seguire in diretta alle 7 qui su TV 2000. Suona una campanella di speranza nella scuola nuova di Amatrice. Nei prefabbricati colorati installati a tempo di record dalla Protezione Civile della provincia autonoma di Trento. E noi andiamo in diretta dal nostro inviato Vito De Torre, che questa sera si trova ad Arquata del Tronto. Buonasera Vito, eccoci. Buonasera Stefania, buonasera a tutti i telespettatori. Dici bene, ci troviamo ad Arquata del Tronto. Questa mattina abbiamo assistito all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Siamo venuti qui a vedere a che punto sono invece i lavori di realizzazione della scuola che coprirà i comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Gli Alpini, l'Associazione Nazionale Alpini, sono al lavoro, quindi confermata la data di giovedì dell'inizio dell'anno scolastico qui nei comuni delle Marche, appunto, colpiti dal sisma. In queste ore ci comunica la Protezione Civile che le persone assistite nelle tendopoli sono circa 4.000 persone, appunto, che ricevono assistenza all'interno delle tendopoli. Questa che vedete alle nostre spalle è la tendopoli di Arquata del Tronto. Notizia di poco fa, importante, perché le verifiche statiche degli edifici, delle abitazioni che si trovano all'interno della zona rossa non inizieranno prima di un anno. Quindi questo allunga un po' i tempi di riconsegna degli immobili che non hanno subito danni. L'abbiamo detto più volte, è importante sottolinearlo, all'interno delle abitazioni, anche se non hanno riportato danni, c'è bisogno della verifica statica dei vigili del fuoco. Lo ripetiamo, all'interno delle zone rosse dei comuni colpiti dal terremoto questo avverrà non prima di un anno. Torniamo alla bella notizia di oggi, l'inizio dell'anno scolastico. Ad Amatrice presenti il Ministro della Pubblica Istruzione, il Vescovo di Rieti, le autorità civili e tanti bambini, 170 ragazzi che finalmente sono tornati a scuola. L'inizio della normalità, l'inizio della nuova vita di Amatrice. Vi lascio con questo servizio, è tutto da Arquata del Tronto. I banchi della vecchia scuola di Amatrice adesso vengono usati come transenne per delimitare la zona delle macerie. L'edificio scolastico del centro storico è un relitto abbandonato. L'emozione del primo giorno di scuola per i 170 studenti di Amatrice si è spostata qualche chilometro più in là, nella frazione di San Cipriano. Gli amichetti che si ritrovano prima di entrare in classe, gli sguardi spaesati dei bambini, le maestre con gli occhi lucidi per gli alunni che non ci sono più, ma bisogna sorridere per gli altri che ci sono. Si riparte da qui, dalla scuola, dal mezzo miracolo, come lo ha definito il ministro della pubblica istruzione Giannini. In pochi giorni la Protezione Civile del Trentino ha costruito dal nulla questo plesso scolastico. Avevamo detto dal primo giorno che, seguendo la volontà di ogni singola famiglia, quello che avremmo desiderato era di impegnarci tutti perché la scuola potesse ripartire con regolarità e con puntualità. Padre nostro. Si riparte dal Padre nostro, recitato dal Vescovo di Rieti, Monsignor Pompili. Si riparte da questa bandiera, ritrovata dagli uomini del soccorso alpino mentre scavavano tra le macerie della vecchia scuola. Il suono della campanella oggi ha un significato in più, segna l'inizio della nuova vita della comunità di Amatrice. La fatica che dobbiamo condividere, quella di renderci conto di ciò che è accaduto e trovare insieme una strada per superare questo momento di dolore. Molti di questi bambini vivono ancora nelle tende, ma l'inverno è alle porte e restare nei campi è impensabile. La proposta della Protezione Civile è trasferirsi sulla costa, ma gli alberghi di San Benedetto del Tronto da qui distano quasi 2 ore e i genitori non hanno nessuna intenzione di lasciare Amatrice.
Non è possibile, già stando sotto stress gli mettiamo altri stress sopra, no, assolutamente, non è assurdo. La soluzione quale potrebbe essere? Non lo so, forse un container, un qualcosa di provvisorio che ci dà la possibilità di non uscire dalle tende per portarli al bagno, rientrare nelle tende per vestirli, riuscire per andare di nuovo a mensa, non è possibile. Sono appena trascorse 24 ore e in Siria sembra tenere la tregua frutto dell'accordo tra Stati Uniti e Russia. Testimoni riferiscono di alcuni convogli che hanno attraversato il confine turco per portare viveri e soccorsi ad Aleppo. Antonio Soviero ha raggiunto al telefono il parroco della comunità latina della città di Aleppo, tra le più colpite dalla guerra civile. Ascoltate. È giallo sul caccia o drone israeliano abbattuto dalla contraerea siriana sulle alture del Golan. Damasco sostiene di sì, Tel Aviv smentisce. La tanto attesa tregua invece sembra tenere almeno di giorno. Adelfa, il venditore ambulante ad Aleppo. Oggi ho lavorato, dice, sono uscito alle 9 del mattino, ho portato un po' di ghiaccio. Grazie a Dio le persone stanno tornando per le strade. Di notte invece il cessate il fuoco è stato più volte violato dai ribelli. Lo rendono noto Mosca e Damasco, ce lo conferma il parroco francescano di Aleppo, dove ci sarebbero 6 morti e 10 feriti. Le milizie hanno già violato per alcune volte sia nella parte sud di Aleppo, la parte di Ramuse e anche in altre parti della Siria, tipo vicino a Homs. Hanno violato questa tregua, ma l'esercito continua a non rispondere. Avete sentito dei colpi questa notte? Abbiamo sentito alcuni colpi la notte. Erano pochi, però c'erano. Da dove arrivavano? Non si sa. Non riusciamo a capire esattamente. Adesso non si sente niente adesso. Questo silenzio fa sperare per il meglio? È un silenzio che lo accogliamo con sospetto, nonostante che speriamo che sia una vera pace. Con l'esperienza delle tregue passate, purtroppo sono state utilizzate per prepararsi al peggio e per fornirsi al meglio di nuove armi. Speriamo che questa volta non sia così. Se la tregua dura una settimana, Stati Uniti e Russia bombarderanno insieme postazioni dello Stato Islamico e dei qaedisti di al-Nusra. 20 camion entrano in territorio siriano dal confine turco. Secondo Ankara, trasportano cibo, vestiti e giocattoli. Il convoglio è stato bloccato alle porte di Aleppo dalle truppe siriane perché non autorizzato da Damasco. Diversi altri tir sono pronti nei paesi vicini. Sono quelli dell'ONU, che aspetta le garanzie necessarie prima di dare il via all'operazione umanitaria. Speriamo che questa sia la volta buona. Speriamo che sia l'inizio della fine della guerra civile siriana, che in 5 anni ha provocato oltre 300.000 morti e milioni di profughi e sfollati. In Libia ora si chiama Ippocrate, l'operazione che coinvolgerà 300 militari italiani nell'allestimento di un ospedale da campo a Misurata, gestito da personale medico delle forze armate italiane e protetto da un contingente di paracadutisti della Folgore. La decisione del governo è stata illustrata alla Camera dai ministri di esteri e difesa Gentiloni e Pinotti. Un intervento richiesto dal presidente della Libia per curare al meglio i circa 2.500 feriti gravi delle milizie di Misurata, la città d'origine delle forze che costituiscono il caposaldo dell'offensiva contro l'ISIS a Sirte e che hanno già versato un pesante tributo nel tentativo di espugnare completamente la città dal califfato. Sullo sfondo il petrolio conteso in Libia e la lotta per il controllo dei terminal del greggio. La cronaca ci riporta in Italia. Ci sono novità nella terribile storia arrivata dalla provincia di Reggio Calabria. Una tredicenne di Melito Porto Salvo, violentata per 3 anni da ragazzi più grandi di lei, tra cui il fidanzato, figlio del boss locale. La ragazza aveva detto tutto alla madre, che però ha taciuto per vergogna e per non provocare discredito in paese sulla sua intera famiglia. Silvio Vitelli. Orrore per quell'anno e mezzo di violenze di gruppo nei confronti di una tredicenne. Vergogna per il fatto di far parte di un paese nel quale si è consumata una storia così agghiacciante. Rabbia per le accuse di omertà. Sono i sentimenti dei cittadini di Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, investiti dalla luce di riflettori che non avrebbero mai voluto vedere accesi. Parlare di omertà è una lettura solamente parziale dell'episodio. E forse anche troppo comoda. Questo paese è esplosa una realtà che vive nel sottobosco, cioè il modo come questi ragazzi vengono educati alla sessualità. La sessualità è solo gioco, divertimento, che i primi rapporti arrivano
sessuali all'età di 13, 14, 15 anni. Questa è la verità drammatica. Ma questa verità non la si vuole guardare, perché si preferisce volgere lo sguardo dove è più comodo, perché lì, parlando solo di 'ndrangheta, non ci dobbiamo interrogare tutti, è solo un gruppo di persone che si deve interrogare. Eccellenza, lei conosce la ragazza direttamente o ha parlato con il suo parroco? Ho conosciuto perché sono andato a casa l'altro giorno a far visita e a incoraggiare ad andare avanti. Come l'ha trovata? È una famiglia distrutta, certamente, però con la volontà di riprendere il cammino e di camminare. Cosa è possibile fare ora per aiutare questa ragazza, secondo lei? La prima cosa è spegnere le luci e i microfoni. Cosa invece si sente di dire a coloro che facevano parte del branco? Ho già mandato a dire tramite il cappellano delle carceri che devono ripensare la loro vita. Non solo quel che hanno fatto, perché non so fino a che punto avranno percepito il male che hanno fatto. Non so. In politica, primo piano per l'incontro in Campidoglio tra le sindache 5 Stelle di Roma e Torino, Raggi e Appendino, ma anche l'andamento lento per l'economia italiana, con le stime del PIL riviste al ribasso. Renzi dice di voler fare di più e Padoan promette ancora tagli sulle tasse. Augusto Cantelmo. Saluto, grazie. Virginia Raggi e Chiara Appendino sorridenti sul balcone del Campidoglio, poi un faccia a faccia come care amiche. Buon caffè, abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo parlato di problemi comuni come ad esempio città metropolitana e insomma è stato molto piacevole. Ora però dovete lasciarmi prendere i taxi perché sennò arrivo tardi al prossimo appuntamento, grazie. Non credo abbia bisogno dei miei consigli, assolutamente. Nessun consiglio dunque dal sindaco di Torino alla prima cittadina della capitale, ma la crisi capitolina coinvolge l'intero Movimento 5 Stelle con il sindaco di Parma Pizzarotti che chiede le dimissioni di Di Maio dal direttorio. Ma io penso un passo indietro più che non dire niente. Di Maio, che invece a sua volta torna ad attaccare Renzi, oggi paragonato a Pinochet, dopo le parole dell'ambasciatore americano a Roma, per il quale una vittoria dei no al referendum sarebbe un passo indietro per il paese. Ma le difficoltà del governo riguardano soprattutto l'economia. Per il ministro Padoan le previsioni di crescita saranno riviste al ribasso anche nel mese di ottobre, stime confermate anche dal premier Renzi. Oggi c'è stata una polemica perché il ministro Padoan ha detto che i dati del PIL saranno più bassi di quello che noi speravamo. Noi diciamo la verità. È così. Ecco dove osano le aquile, in Olanda, che sarà il primo paese che utilizzerà i rapaci per contrastare i droni, soprattutto se armati, sempre più numerosi e spesso utilizzati illegalmente in aree sensibili. Lo ha annunciato la polizia olandese dopo una serie di test effettuati dallo scorso gennaio, durante i quali le aquile adeguatamente addestrate hanno dimostrato di saper abbattere i droni. Il portavoce della polizia, Dennis Janus, ha assicurato che nessun uccello è rimasto ferito durante la sperimentazione. Sono circa 100 i poliziotti che si stanno allenando a lavorare con le aquile, che dovrebbero entrare ufficialmente in servizio dalla prossima estate. Negli Stati Uniti ora stanno viaggiando sul web storie di solidarietà e vicinanza da parte dei giovani, come nel caso dell'insegnante malato per cui gli studenti hanno improvvisato un concerto a Nashville, la città natale di Elvis Presley. Sentiamo Fabio Bolzetta. Ben Ellis insegna latino in un liceo di Nashville negli Stati Uniti. La sua lotta contro il cancro lo ha tenuto lontano da scuola, ma a casa non si aspettava che arrivassero 400 suoi studenti per farsi sentire a lui ancora più vicino. Un canto che si fa preghiera. Scorrendo su Facebook, dove il video è stato pubblicato, scopriamo che i ragazzi studiano alla Christ Presbyterian Academy. Di concerto con gli insegnanti hanno saltato la scuola per apprendere, fuori dai banchi, una più grande lezione di vita. Il video, visualizzato sinora da 23 milioni di persone, sta commuovendo il mondo.
Soltanto pochi giorni fa, nella competitiva scuola californiana, tutti i giocatori della Foothill High School di Pallosidro hanno regalato ad Achille Adamiz una rosa arancione, simbolo della lotta contro la leucemia, la partita per la vita che la giovane cheerleader sta affrontando da appena un mese. Segni entrambi di giovani che indossano il coraggio di fare scelte per gli altri. È arrivato il momento del nostro TG Post, l'esperienza del monastero di Marmusa in Siria, dove convivono cristiani e musulmani, si vive anche alle porte di Roma, a Cori. Noi ci andiamo con Sergio Canelles, ma prima saluto tutti voi che ci avete seguito, grazie davvero e vi auguro buona visione con il nostro approfondimento. Rimanete con noi.